Alex, buongiorno. Ciao, come va? Bene, tu come stai? Sì, oggi sto benissimo, ma che sfortuna ieri. Ti racconto che ieri ho voluto registrare il video per la giornata 90 della sfida ad One Challenge, ma non ha funzionato. Non ha funzionato. Ho dimenticato di inserire la chiave di licenza per il programma in anticipo. Ti ricordi che ho inserito la chiave quando stavamo parlando? Ma era troppo tardi. Sì, Caspita. dovresti inserirlo? Ah, ok, dovrei inserirlo. Dovrei inserirlo in anticipo, quindi solamente ha registrato 5 minuti e dopo 5 minuti ti ha smesso registrare. Che sfortuna. Vero. Adesso sei pronto? Hai già acceso? Sì, sono pronto e oggi sono propriamente preparato. Ho anche una bandiera italiana per mettermi di buon umore, perché ieri veramente era molto difficile per me riprendere, no, rimanere con motivazione, ma sì, l'ho trattato come si fosse una cosa, non, come non si fosse, come non se fosse una cosa grande, ma non ha funzionato. Lo faremo da nuovo, Di nuovo, di certo. nuovo, sì. Vuol dire l'ho presa come se non Ah, come se fosse, non fosse. oppure meglio ancora, non l'ho presa Non l'ho presa. come una cosa molto Ah, importante. sì, interessante. Certo, che sfortuna. Quando ho visto che mi hai scritto, ho detto. Sta a vedere che Alex vuole fare la lezione domani. Sì. Ti ha detto che si tratta di una riserva, ma ho bisogno di questa riserva. Riserva? Riserva, esatto. Riserva. Puoi dire una lezione di riserva. Sì. Sì, ma adesso sono propriamente preparato e. Dato che sono un po' pazzo, ho studiato tutta la mattina, come ieri, con glossica, con memrise, revisando tutte le parole, le espressioni, sì, sono totalmente pazzo per questo momento. Ok, però Alex, ti devo dire una cosa, la bandiera dell'Italia dovevi metterla sul cuore, a sinistra. Oh, Sinistra. sbagliato. Bravo. L'ho fatto per coprire la marca, Ah, il simbolo della marca. Se, non ok, per voglio, fare pubblicità. sì, non voglio fare avvertirlo, come si dice? Pubblicità. Pubblicità. Sì, Sì, sì. va bene, allora per questa volta ti perdono. E tu co cosa
cosa hai fatto di buono, di bene, Di bello, di di bello? bello. Cosa hai fatto di bello ieri? Io ieri, dunque, dopo la nostra lezione, ah sì, nel pomeriggio mi sono data molto da fare perché a cena avrei avuto degli ospiti. E Ah, sì. quindi per fare qualcosa, diciamo, sai, a volte è difficile anche scegliere le cose giuste da preparare. Come mi dicevi tu, il cibo è parecchio collegato con la società, ma in questo caso non tanto per i gusti dei miei ospiti, ma per stare a tavola con loro. Ah sì, come significa scegliere? Conosco la parola, ma non ho Ah, ok. dimenticato. Scegliere significa optare per la cosa giusta, quindi tra due cose ne scelgo una, quindi decidere, scegliere. Ah, scegliere, sì. Ho scelto di imparare l'italiano, ad esempio. E Esatto. eligire, esisto questa parola, eligire o No, no? tipo, allora questo elixir dello Ah, spagnolo sì. E assomiglia a eleggere. leggere. Ah, Però, scegliere mi piace un po' più. sì, anche perché leggere normalmente ha uno stretto rapporto con le lezioni, quindi di un capo di qualcosa. Quindi abbiamo eletto il nuovo presidente italiano. Ah, sì. Sì. Quindi ha a che fare con le lezioni, però il senso è quello, abbiamo scelto. Sì. Però si usa solo in quel caso, la Ah. Ah. cosa giusta è scegliere. Tu hai scelto i legumi o le... No, in realtà ho scelto una cosa poco sana, ma molto buona. Se è poco sana, è molto buona. Comunque, ho optato, ho scelto di fare una bella focaccia, anzi due focacce. Bellissima. Molto buona, è un lavoro impegnativo solo per quanto riguarda la preparazione, perché ho iniziato verso le 4:30-5 a impastare. Impastare è proprio il lavoro che si fa con la pasta, farina, acqua, sale, Ah, sì. impastare, quindi lavorare la pasta, che Sì. sarebbe il composto. Qualcosa tipicamente italiano. Esatto. E ho fatto quindi tutto questa, ho preparato la pasta da far lievitare, quindi gonfiare con il lievito. E è un po' laborioso perché la focaccia ha bisogno di essere impastata più di una volta. Ah. Molto lavorato. Si dice lavorato in senso che si devo lavorare molto o duramente. Ah. Sì, anche un lavoro, non lo so, una maglietta, puoi dire wow, che bella maglietta, è molto lavorata, quindi che ha molte decorazioni, molte cose. In Sì, questo caso puoi dire ah, molto lavorata. Sì. elaborata anche, Anche. lavorata, ma io ho detto anche laborioso, che richiede molto lavoro. Ah, capito. E quindi ho fatto un primo impasto, poi ho fatto una lezione, ho fatto un altro impasto dopo un'ora. Sì, una lezione molto elaborata. Bravo! Quindi ho dovuto, È laborioso per me. esatto, ho dovuto diciamo far coincidere i tempi per la lievitazione. Eccetera, finita la lezione, ho reimpastato la focaccia, però al momento dell'arrivo degli ospiti ho solo infornato, infornare, Infornare, mettere in forno. esatto. Sì, ricordo delle ristorante italiane
il ristauro, sì. Ricordo delle carte o delle menu, come si dice in italiano? E menù. Il menu che c'erano cose al forno, e al forno significa questo, molto caldo e sì. Esatto, è cotto con il Infornare, forno. sì. E quindi ho dovuto solo infornare le focacce e siamo stati a tavola tutti insieme. Dopo 20 minuti avevo il mio allarme, che è una mela che gira e fa Una crrr. mela. Sì, a forma di mela. Ha suonato, pronta, e così abbiamo messo le cose a tavola e non c'è stato bisogno di, sai, normalmente poi la cuoca o il cuoco che sia della Sì. serata deve alzarsi, preparare, fare, dire. Invece ho scelto proprio questo tipo di mangiare perché Ah, sì. potessimo stare tutti insieme a tavola. Assaggiato bene. Ah, ok, No, come vuol si dire. dice? Ha gustato Sì, bene? allora assaggiare solo appunto per provare, Ah, no? sì, provare per Puoi dire è venuta bene? Oppure era buona? Molto Era buona. buona. Molto buona, Così, sì. questo è quello che mi ha detto mio marito e i miei ospiti. Anche secondo me era buona, però se non vorrei essere, voglio essere modesta, quindi mi hanno detto che era buona, Ah, sì. ero contenta del risultato. Ah, sì. E tu cosa prepari normalmente se inviti delle persone? Delle persone? Dipende dalle persone. Molte volte ciò che faccio è qualcosa bene per la salute, Ah. qualcosa interessante, qualcosa straordinario o qualcosa di buono. Sì, qualcosa di buono per la salute, qualcosa vegano, vegetariano, che si può dare molta energia. Ok, Una bene. insalata con tutte le molto colorata. Sì. Con tutte le verdure che conosco, sì, ma ieri non l'ho fatto perché dopo la lezione, dopo il video che non ha funzionato, era un po' deluso ho avuto bisogno di un po' di motivazione per riprendere, imparare, per motivarmi di nuovo. Ho dormito un po', ma non è importante. Riguardo alla tua domanda, Sì, non ti preoccupare, dimmi. solito vado a. Viaggio, viaggiarmi, vado a via, va, viaggiarmi, oh, no. Sì, viaggio, viaggio. Sì, no, no, di solito faccio cose normali, che conoscono la gente, chi sono ospiti, i miei ospiti, o cose speciali che mi piacciono. Ok, che E cosa mi cose piace? tradizionali, cose come. Vediamo, voglio sentire cos'è di tradizionale. Faccio qualcosa che conoscono gli ospiti, sì, gli
gli ospiti. Cos'è tradizionale? Tradizionale, cosa è tradizionale, mi è un po' cambiato, un po' adattato al